Cari amici, un caloroso bentrovato a tutti voi. Le feste natalizie si avvicinano a grandi passi e siamo oramai verso la fine del secondo anno della pandemia mondiale da Covid-19. La situazione da un punto di vista è meno grave rispetto all'anno scorso, ma pare ancora lontana dalla sua definitiva risoluzione. Si tratta di uno scenario anomalo con il quale probabilmente dovremo convivere ancora per un po' di tempo. Non devo certo ricordare a tutti voi i disagi, le difficoltà logistiche nella vita quotidiana e per alcuni i drammi che abbiamo vissuto a causa di questa emergenza sanitaria. Le prescrizioni di sicurezza delle autorità hanno richiesto, fra l'altro, un distanziamento fisico e un isolamento a più riprese durato diversi mesi che ha messo a dura prova la nostra rete di relazioni. Questa è la parola chiave che mi sento di evidenziare in questo video. Relazioni. L'uomo è un animale sociale e vive appunto di relazioni. All'interno della famiglia, sul posto di lavoro, tra compagni e compagne, amici, conoscenti. Siamo stati purtroppo obbligati a rivedere completamente il nostro modo di relazionarci agli altri durante questa pandemia. La pandemia, infatti, con tutto quello che ne è conseguito, il lockdown, il distanziamento sociale, l'isolamento, la solitudine, hanno comportato un costo elevatissimo dal punto di vista psicologico. A questo poi si sono aggiunte l'ambiguità e la confusione nelle comunicazioni mediatiche, il bombardamento a tappeto di fake news sui social, la sfiducia crescente in chi è chiamato a prendere decisioni complesse o a spiegarne il senso, ma non è efficace, la polarizzazione crescente tra sostenitori e detrattori di varie teorie. L'effetto di questa confusione è che ai drammi e alla sofferenza legati alla malattia e alla perdita di persone care si aggiunge poi la rabbia di chi si scontra su idee ed opinioni che nella stragrande maggioranza dei casi non derivano nemmeno da un'analisi oggettiva dei fatti condotta personalmente, ma semplicemente da opinioni di altri che si è scelto di fare proprio, in modo arbitrario, spesso senza nemmeno rendersi conto di essere stati sottoposti a una somministrazione ben programmata di informazioni capziose. Questa polarizzazione non ha risparmiato di spaccare amicizie, coppie, famiglie, di minare ciò che conta di più nella nostra vita, la qualità delle relazioni con le persone che amiamo. Anche questa polarizzazione in qualche modo è frutto dell'analfabetismo funzionale, che continua a diffondersi nel nostro paese e che, insieme ai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche che hanno sviluppato i fondamentali dell'apprendimento, GenioNet si è impegnata a combattere con iniziative gratuite di formazione su tutto il territorio nazionale. In questo scenario, già abbastanza tormentato, chi sta subendo i danni più gravi sono proprio gli studenti. I disturbi d'ansia e depressione maggiore sono aumentati in tutto il mondo, soprattutto nei giovani, che hanno sofferto per l'isolamento legato alla chiusura delle scuole, come chiaramente emerso da uno studio scientifico condotto da ricercatori australiani e pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Questo studio, condotto dai docenti dell'Università del Queensland, ha registrato nel mondo, rispetto agli anni pre-Covid, 76 milioni di casi aggiuntivi di disturbi d'ansia e 53 milioni di casi in più di depressione maggiore, dati peraltro confermati da un'altra ricerca scientifica promossa da psichiatri e psicologi che collaborano con Genio in 21 giorni, subito dopo la fine del primo lockdown, che confermò un aumento del disagio tra gli studenti, ma con un impatto significativamente minore, mi pare bello e utile ricordarlo, tra coloro che avevano appreso un metodo di studio personalizzato, quale quello insegnato nelle nostre aule, e avevano così aumentato la propria resilienza. Ancora di più che in qualunque altro momento storico, appare evidente la necessità di riattivare le nostre relazioni umane e sociali, di nutrirle, di prendercene cura con amore. Il mio più sentito augurio per tutti voi, perciò, è quello di cogliere l'occasione delle imminenti festività per abbracciare fortissimo chi amate, scambiandovi parole, esperienze, emozioni e ricaricandovi insieme in vista dell'imminente anno nuovo. Magari spegnere i notiziari, lasciar perdere i social, smettere di focalizzarsi su ciò che non è sotto il nostro stretto controllo e occuparsi invece di chi è nella nostra sfera di influenza, le persone che rappresentano il nostro ambiente sociale, la nostra famiglia. Ecco, facciamoci ispirare da queste feste per guardarci intorno e accorgerci di chi ha bisogno di noi. Ricordiamoci di essere la persona che vorremmo avere accanto. Buon Natale e buone feste a tutti.